Ma non ci posso credere. Ma buongiorno Cuneo, buongiorno Gratta, buongiorno, faccio tutto io. Questa mattina faccio tutto io. A cosa non puoi credere? Ci siamo, ah, che ci siamo non ci puoi credere, mamma mia. No, cioè, visto questi momenti, vabbè, gli ultimi 10-15 giorni siamo un po' così come i prezzemoli. Ma voilà, sì, sì, prezzemolini, tu sei ma po', ci siamo. Un po' sconfusionato in questo periodo, ma succede. Come sempre. Succede, stai un po' discolo. Vabbè. E poi, insomma, bella la tua Coca-Cola qua. Ci sono, non è una Coca-Cola, è sempre il solito tè verde che oramai tutti quanti hanno imparato è a conoscere, marrone, però lo citi continuamente. No, poi è diverso, sì sì, con la bottiglia della Coca-Cola degli anni 60 proprio. Ma, è nella ma anche quell'acqua lì, secondo me. E anche l'acqua, il tè è degli anni 60. Esatto, certo. Proprio molto diuretico, sì, sai, molto. Delle robe. Sì, 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 sì. Bene, ma parliamo di cose ma serie. Per caso, tipo, nella notte ha avuto delle scariche? Io? No, assolutamente. No, bevendo ah, bevendo quella. Ah, ok. Non so se ci sono state le scariche di temporale, ma elettriche. Per il resto... No, no, sembrava elettriche. Un temporale, ma non era un temporale. Non era un temporale. Tuonava, però. Dicevo che parliamo di cose serie, invece di certo. Parlare di ste schifezze, ti prego. Oh, uh-huh. Tipo, al matrimonio la mamma della sposa serve gli avanzi delle nozze dell'altra figlia. Braccine corte ne abbiamo? Direi di sì. Ah, praticamente... In questo caso, sì. Sabato... ha sposato la figlia sì. Domenica l'altra. No, magari 8 mesi dopo. Ah, 8 mesi dopo. Altro che te verde, ma per favore, ma di tutti che cosa stiamo parlando? La scuola qua. No, perché ha congelato, ma poi vi racconto. Ha congelato anche il marito. Sì, esatto, anche il genero, la figlia, tutti. Poi la multa di 500 la euro multipla, per chi mangia in spiaggia, c'è certo. Un sindaco a cui sono girate le balle, ha detto adesso basta. Infatti, e ha fatto su. Si può fumare e buttare via i mozziconi, ma però, sei mangiare, fuori? No. Però mangiare e tirare... Guarda, ha fatto un casino questo qua. Comunque, e poi torniamo su un argomento che non siamo riusciti infatti. A trattare ieri per questioni di tempo, che sì. È quello dell'ultima cena di Leonardo da Vinci. Nella quale sarebbe nascosto un messaggio segreto sulla fine sì. Dei tempi. Se riusciamo questa mattina, sì, magari riusciamo a parlarne. Cosa parliamo, ne dici? Ne oh, l'allunghiamo, guarda. Stiamo qua fino a mezzogiorno. Fino a domani, ma costi quel dirla. Che costi, parliamo di Da Vinci. Costerà oggi. Più o meno 4-5 euro. Secondo sì, me. Va bene, va bene. Allora ci mettiamo dentro. Stiamo sì, dentro, sì, va sì, bene. Sì, sì. Alla ricerca di un colpevole, quest'anno hanno deciso che toccava a me andarmene ad Hammamet. E passi i pomeriggi così così, tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid. Vuoi vincere, stravincere. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente. Faccio la pole dance e dopo in hotel Oktoberfest con il degrado come special guest. All'entrata non ci sono guardie, puoi entrare pure senza scarpe. In privato come un volo charter, in ciabatte fai sto red carpet. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Al finestrino che togliamo Battisti, mi ritorno in mente. Bye.
già la barca, ma anche quattro bypass. Qui trovi solo il mio gelato, Gorsia suona e fan. Non ho cultura, la mia gente non sa che Neruda ha, però sapore di sale. Buongiorno Cuneo. Oh, e poi alla fine, fuori onda, la Mariella si è addormentata. Non è vero, sì, davvero. Mi la Mariella vien di notte e si addormenta. Ma no, ma siamo anche fuori tempo. Ma scusa. Ma fino a tre giorni fa pioveva, sembrava inverno. Vien di notte, ora del 6 di gennaio, ragazzi. È un attimo, eh. Senti, fammi prima fare le ferie. Io voglio andare al mare. Oh, e poi dopo con ne parliamo della Befana. Con le chiappe chiare. Possibilmente vorrei 0171698330 per vedere le chiappe chiare. Ma no, se avete anche voi le chiappe chiare al massimo, perché sì, devo dividiamo chiappe chiare, chiappe scure, chiappe medie. Vabbè, ok, andiamo. Oppure, avanti, se c'è gente con una chiappa chiara e l'altra scura, ma perché pensa, magari ma si è addormentata frequenti su un lato. Ah, è vero, potrebbe essere. Vai al mare, ti addormenti su sì un lato, ne hai una e una. Ma ci vado, non ti preoccupare che ci vado al mare. No, benissimo. Su un lato, non lato importa destra. Lato sinistra. Sì. Al matrimonio, dicevamo prima, sì, la mamma sì della sposa serve gli avanzi delle nozze dell'altra figlia. È successo in Inghilterra, due figlie. Ah, pensa ne avesse tre. Una donna, ascolta che storia, sì, si è sposata 8 mesi fa. Sì. E sostiene di essersi insospettita di questa cosa qui quando il banchetto di nozze di sua sorella le è sembrato stranamente familiare. Identico. Ed effettivamente aveva ragione. Ha infatti poi scoperto che gli ospiti in realtà stavano mangiando gli avanzi congelati delle sue di nozze, che praticamente si erano tenute, abbiamo detto, 8 mesi prima. Allora, perché gli ospiti erano proprio negli avanzi proprio. Erano proprio sì, veramente. Ma dai, ospiti, ma come si fa? Comunque lei e il marito avevano organizzato un grandissimo matrimonio con circa 200 invitati ed era ovvio, no, che si siano che siano rimasti degli avanzi. Ma però quello ci sta. Dipende dove lo fai. Se vai in hotel, al ristorante, anche dopo ti danno gli avanzi. Però magari lì la mamma una festa magari hanno casa fatto tipo un catering o qualcosa, io non sono lo so. Fatti catering. Ma poi parliamo dell'Inghilterra. Salutiamo catering che ci, sì, esatto, che ci ascolta. Dicevo, siamo in Inghilterra, certo, quindi non possiamo sapere le usanze che hanno loro, come funziona la cosa. No, se vuoi telefono un attimo, chiama magari il re, chiama re Carlo che tornava dalla guerra, come diceva De Andrè, no, magari l'ultima volta ti dice che qualcosa. Soldato, sì, dopo due giorni la regina ci lasciò. Ecco, magari ha mangiato gli avanzi, era invitato al matrimonio, vabbè. Infatti. Comunque la sorella maggiore, quella che si è sposata. Due matrimoni, un funerale, vedi? Ecco, sì, la sorella maggiore, che odia l'organizzazione di qualunque evento, aveva delegato la mamma ad occuparsi di tutto. Bisogna dire che lei l'ha fatto. Cosa ha fatto? Aveva già, si era portata avanti congelando 8 mesi prima tutti gli avanzi dell'altra figlia, del matrimonio dell'altra figlia, e la sorella si è accorta della cosa durante il ricevimento, quando appunto ha riconosciuto le stesse portate, e si è pure arrabbiata con la mamma. Invece lei si era detta molto contenta di aver risparmiato. Quindi questa cosa ha diviso un po' tutti, perché alcuni parenti, pensate, erano contenti di aver mangiato gli avanzi e di aver fatto risparmiare la mamma, cioè, ma senza senso, veramente, veramente. La Pausini, il primo passo sulla luna. Lì si mangiano anche gli avanzi. Sì. Il terzo avanzo, però. Chi ha torto e chi ha ragione, a volte bevi del veleno, a volte un'impressione, costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene. Sull'amor proprio non c'è discussione, ma i fatti sono prove e non ci piove. Non posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro, perché come avere sete con il mare dentro. Tu non mi concedi mai uno sconto, è più facile che un sasso, poi diventi piuma o fare il primo passo sulla luna. Fare il primo passo sulla luna.
un'equazione elementare, per quel che vale. È una questione di principio e non un fatto personale. Ed è evidente, non ne vuoi parlare, però davanti a un bivio sono sempre due le strade dove scegliere di andare. Costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene. Non posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro, perché è come avere sete con il mare dentro. Tu non mi concedi mai uno sconto, è più facile che un sasso, poi diventi piuma o fare il primo passo sulla luna. Che un sasso poi diventi piuma o fare il primo passo sulla luna. Toc toc, c'è qualcuno? Eccoci. Volevamo svegliarvi con calma. E ce l'abbiamo fatta secondo te? Aspetta. C'è qualcuno? Sei scemo? No, così era per dire. Toc toc, c'è vabbè. Qualcuno? Vabbè. Allora, a dormire poco. Dormire poco a te fa veramente di 8 ore. Ah, dobbiamo anche ricordarvi che venerdì questo saremo a Dronero. Quelli che suonavano il vinile una volta e venerdì lo suonate anche. Se sì, mi ricordo ancora come si fa. Esatto, bravissimo. Chissà se ce la puoi ma fare. I dischi sono tondi, quadrati, rettangolari, hanno gli spigoli triangolari. Secondo me sì. Secondo me sì, girano che è un piacere. Va bene, sì, con Discolo, Fulvio e Yuji, ingresso libero. Evviva. Allora, c'è un bel de ora al merengue adesso, ecco, si balla all'aperto. Certo. Allora vengo. No, perché ho caldo. Tengo caldo, ragazzi. Ci serve una sirenetta. Eh sì, così allora non vengo. Mi aiuti a... T'aiuto? Lo sapevo. Annunciare qualche disco, dai. Va bene. Allora, la multa di 500 euro, aspettami che io arrivo, per chi mangia in spiaggia. Arrivederci. Per chi mangia in spiaggia, ne parlavamo e prima. Invece le merenghe venite col panino, va bene, col gelatino. Vi fanno mangiare anche in pista, col gelato, i panini e tutto. Congelato no. In Sardegna il sindaco di Sant'Antioco, che sembra una roba brutta, vabbè, Sant'Antioco, non lo so. Telefonateci 0171 67 abitanti. No, perché ci spiegate Come si chiama, esatto. Ha vietato espressamente l'accento di circonciso, lo conosci? Per piacere. Circonflesso. No. Sì, va bobbo la notte. Buonanotte. Ha vietato espressamente di mangiare e fare sport in spiaggia. I trasgressori possono essere puniti con una multa fino a 500 euro. Perché io e Beppe l'altra settimana eravamo lì, ecco, e c'era un cliente lì. che correva dietro a Beppe, voleva mangiare col panino. Voleva mangiarsi bene. Faccia talmente caldo. E il sindaco ha fatto l'ordinanza. Che carino. Mi sono messo d'accordo col sindaco. Capito, non mangiatemi Beppe. No, devo riportarlo come fai? In studio. Infatti. Comunque, purtroppo, queste sono solo alcune delle severe regole date da questo sindaco Ignazio Locci, che ha emanato un'ordinanza ad hoc con 23 punti che corrispondono ad altrettanti divieti. Infatti, non ve li dico tutti, no, alcuni. Però il sindaco ha dichiarato. Il secondo è: non si può mettere le dita nel naso. Cioè, è ci brutto. Sarà, anche. Secondo me c'è anche quello. Poi, perché veramente. Il terzo: non puoi avere quelle caccole in mezzo alle dita dei piedi. Dai, che schifo! No, allora il sindaco Ignazio ha dichiarato. Pensa piantala. A tutte queste cose. Ecco. Poi i peli delle ascelle non possono superare i 4 centimetri. Ma io vorrei capire ste schifette come ti vengono. Con Ignazio. Cioè, con Ignazio. Viene lui a misurare i peli delle ascelle. Vabbè. Sì. Il sindaco ha dichiarato. Non potete avere i peli lunghi. Ha dichiarato. Se stai zitto lo dico. Sì, che dopo c'è la Berti che parte. Continuiamo a vedere pranzi in riva al mare con banchettate in stile Fantozzi, con enormi angurie, lasagne e fettine impanate. Concordo sul fatto che il divieto può apparire esagerato, ma nell'appellarci al buon senso
senso di chi deve vigilare, spesso si sono chiusi gli occhi su troppi fronti. Ecco, quindi lui vuole mettere tutti a dieta. Insomma, Ignazio, ripensaci. Sì, ma ti la discoteca di Dronero, la discoteca per eccellenza, il merengue. La discoteca italiana, il merengue. Il merengue, quelli che suonavano il vinile. Sì, ecco. Sì. Allora, nell'ultima cena di Leonardo da Vinci c'erano anche Discolo, Fulvio e Yugi. Ma chissà che non c'eravamo tutti e tre. Eravate voi. Sulle mani, giù le mani, mani addosso. Esatto. Sì, e giù patela. Finì a manate. Allora. Sì, prima che il gallo canti, Beppe, c'era anche Beppe, infatti. Vedi? No, veramente. Sì. Come tu metterai l'ultimo l'ultima discolo. Cena di Leonardo. Infatti, capito? Comunque. Pare che sia nascosto un messaggio segreto è finita. Sulla fine del mondo. Eh sì, beh, c'era un messaggio. Sì. Se non metti l'ultima, noi non ce ne andiamo. Ah. E si sono messi tutti, sono partiti capito. Col trenino, infatti. Bene. Sì. Comunque, a dire invece questa cosa è una ricercatrice americana che ha esaminato nel dettaglio una riproduzione dell'ultima cena, nemmeno l'originale. Una certa Monica, no? No. Lewinsky. Era sotto il tavolo. Ma no! Ma piantala. No, beh, ha iniziato sua nonna. Ma... addirittura sì, c'erano cioè di famiglia queste era qua. Già lì sotto c'era già la nonna, vabbè. Sì, sotto il tavolo. Sì. Stando se non metti l'ultima, noi non ce ne andiamo. Stai zitto, erano perché tutti con le mani su. Veramente non ti sopporto nemmeno stamattina. Io. Ecco, benissimo. Adesso, dopo queste dichiarazioni d'amore, posso andare avanti. Stando all'ipotesi di questa ricercatrice, sì, l'Apocalisse, se prendete appunti, inizierà. 0171 no, appunti. Ascolta, sì. L'Apocalisse hashtag. Inizierà. Non mi hai detto hashtag? No, meno io. L'Apocalisse la inizierà al 21 marzo del 4006. Vabbè, non ci saremo sì, più. Infatti, per poi concludersi. Sono solo più una mia otturazione che gira così. Sì. Concludersi il primo novembre dello stesso anno. Sì. Ascolta, però tanto sei un egoista del cavolo. Anche se ci ascoltano, che prendono appunti. Ma non importa, magari il fatto che tu non ci sia tra più. 2000 anni apriranno magari un ma ti devi un baule dispiacere lo stesso. Sì, ma dispiaciti per quelli che saranno lì il 21 marzo del 4006. Sì, sì, oh, sì, ecco. La tesi non è improbabile se si pensa che non è un mistero che Leonardo fosse affascinato dalla fine dei tempi. Ecco, gli indizi su cui la scienziata ha basato la sua tesi si trovano sulla finestra centrale a mezzaluna, proprio sopra la figura di Gesù. Proprio in questo oggetto si nasconderebbe questo messaggio misterioso che coinvolgerebbe i segni zodiacali e l'uso delle 24 lettere dell'alfabeto latino che rappresentano le ore del giorno. La scienziata però non ha illustrato nel dettaglio come la risoluzione di questo puzzle matematico-astrologico abbia portato a queste date che come lei ha reso pubbliche. Ecco, e quindi insomma, fregherà nessuno perché è nel 4006, però... è venuta prendete fuori appunti, sta cosa. Nel baule. Ma può servire a essere contenti che non sta capitando adesso. Top. Emma e Marrone, anche questa mattina. Sono in due, sì. Sia Emma che vabbè. Mezzo ognuno. Mondo. Dai cieli grigi dalla nostalgia. Ma Emma è Marrone, perché ha preso il sole solo da un lato, hai capito? Certo, d'altra sì. Parte, ti su Stereo sempre, 5. Purtroppo. Puntuale verso che... le 8:05. Sempre ti toc, ritrovo. Toc, eccoci qua. Chi è sempre lui. Benissimo, Paolino. Mai che ne venga un altro un po' meglio. Vabbè, pazienza. Se volete vedermi, 0171. Sì, uno sì. Spettacolo cioè, no, che veramente prendono i biglietti come all'ASL, sì, praticamente. Sì, sì, ecco, come all'ASL, infatti. Benissimo. Vi siamo salutiamo. In Piazza Europa 18, se volete sì. Una maglietta, un costumino. Dell'ASL, una mascherina, una ciabattina. Che dire, l'appuntamento è per domani mattina, mañana, caro mañana. Paolino. Sì, ecco, sì. Allora ci ritroviamo domani, rimanete con noi sui 100.6. Baci abbracci, ciao.